Amici di Dieta Flessibile, ben ritrovati con il nutrizionista più amato dagli italiani e oggi sono con un'amica che ci vuole raccontare la sua storia, una storia fantastica. E Valentina, io non dico altro, voglio che sia tu a parlare, a presentarti e intanto ti do il benvenuto e grazie per essere qui con noi. Grazie a te, ciao, ciao a tutti. Allora, io cosa dire? 46 anni quasi e adesso, ad agosto ho conosciuto voi e sono molto contenta perché chiaramente da sempre problemi di oscillazione, peso di più, di meno e questo non entra più e mannaggia una volta entrava. Frustrazioni varie e quindi devo dire che io sono rimasta sconvolta. Cioè, credo che sia la parola più corretta, sconvolta da questo Sconvolti, percorso, ok. positivamente, Bene, ovviamente. meno male. Sì. Quindi Valentina, ti posso appunto, mi parlavi appunto del tuo problema iniziale, cioè cos'è che ti ha fatto innanzitutto cercare una dieta? Cioè, qual era il problema? Cos'era che non ti faceva stare bene? Ah, quello che non mi faceva stare bene era il mio corpo. Il mio corpo era veramente troppo, nel senso io da sempre ho avuto problemi di peso già da bambina perché sai quando tua madre non c'è hai sensi di colpa, al posto dell'insalata ti fa trovare una stozza di lasagna alla bolognese con grande con un mattone, cedi alla lasagna alla bolognese, Certo. quindi da lì è stata la tragedia, no? Perché poi io a 21 anni ero 132 kg. Quindi è stato, cioè, il mio percorso è stato difficilissimo e quindi la dieta al momento era necessaria perché qualsiasi altra cosa io stessi facendo, compresa la keto, che per l'amor di Dio ha funzionato alla grande, i 2 giorni successivi ai chili persi ero 3 kg in più, tre in 2 giorni, Quindi devastante. diciamo quello E che non ti quindi piaceva delle altre diete era questo principalmente, il fatto che poi ti dessero tutti i chili indietro con gli interessi? che ti dessero i chili dietro con interessi, in più che io ho sempre amato il rapporto sociale con le persone. Ho pochissimi, pochi amici, però li coltivo. Questo prevede un'ipotetica pizza, un aperitivo o cose del genere. Come Le minimo. altre dietro non te lo permettono. Certo. Quindi questo percorso ha fatto la differenza nel momento in cui sì, ho perso peso e anche un sacco di centimetri, cosa che in altri casi non è successa. Va detto, perché io la differenza l'ho notata, cioè non è solo peso, sono proprio centimetri e questo è pazzesco, pazzesco. È proprio Quindi dimagrire. sì, proprio dimagrire. Vedi proprio il tuo grasso che la mattina successiva un pezzettino se n'è andato. Capito? È andato via, però lo riesci a fare con serenità perché non ti privi di nulla. Quindi anche mi sono detta, anche se il mio percorso è lungo, ma lo Sì. faccio volentieri perché Certo. lo fai felice. Non so Chiaro. come spiegarmi. Sei stata super chiara, è chiarissima. Ma ti posso chiedere cos'è che ti ha convinto proprio a iniziare questo programma? In realtà le tue interviste alle persone, Quindi quella proprio come perché questa. sì, per quello quando me l'hai chiesto sono stata entusiasta, un'ansia della Madonna, però entusiasta, perché comunque è stato il mio motivo, proprio là, il trampolino di lancio sono state le interviste, vedere persone assolutamente normali. Quindi non no, robe fotoniche che uno dice sì, vabbè, ciao. Persone normalissime come me, che tutte le mattine vanno in ufficio, fanno la loro vita, hanno figli e felici, le ho viste belle, felici, serene. E quindi ho detto, basta, senti, facciamolo. Come sei tu adesso? Bella, felice, serena, fantastica. E infatti c'è anche da dire questo, cioè in realtà, non so, far dimagrire un atleta, una modella di 20 anni, non è che ci vuole chissà cosa, cioè stanno già messi bene di loro, però le persone normali che di lavoro fanno tutt'altro, hanno famiglia, hanno l'ufficio da mandare avanti, e lì se persone così hanno risultati vuol dire che il sistema funziona, quindi ci sta. Però a questo punto, che è una cosa che hanno tutti,
Tu che dubbi avevi prima di iniziare? Cioè, qualcosa che non ti convinceva, che non ti suonava all'inizio, ci sarà stato? Sì, posso mangiare quello che voglio e dimagrisco lo stesso. Cioè, nel senso, venivo da una keto dove non potevi mangiare Ma mazza, niente. ci sta, è vero. Basta. Quelle diete che ti danno i carboidrati ti danno tipo 10 grammi di riso, 7 grammi di pane. Quindi alla fine ho detto, boh, questo mi metteva in dubbio, no? Il poter mangiare effettivamente quello che in quel momento ti poteva andare dimagrendo. Ti Quindi l'ho puzzava vista un all'inizio. po', sì, infatti ti dico la sincera verità, io l'ho vista un po' come, cavolo, se è vero. Bellissimo, comunque ci proviamo. Ed Quindi è questo mi vero. ha. È vero, cavolo, è vero. Benissimo. Raccontaci appunto, cioè, tu da quando proprio hai iniziato con noi il percorso ad oggi, che risultati hai avuto? Allora, io ho perso, oggi sono praticamente 2 mesi e quindi ho perso 6 kg. Sì. Sono molto contenta e io ti giuro un sacco di centimetri, non mi ricordo più, me l'ero scritto in un bigliettino quanti ne ho persi, ma posso solo dire che una gonna che adesso ho addosso, che quando ho iniziato la dieta mi si chiudeva a malapena, io adesso la metto e la tolgo senza aprirla. Wow, cioè proprio più chiaro Cioè, di così si muore, cioè super incredibile, chiarissimo. incredibile. Di questi Sì. risultati, qual è quello che ti ha sorpreso di più? Che non ti saresti aspettata perché le altre diete non te l'hanno dato, magari? Centimetri. I centimetri nei fianchi e nel punto vita sono stati incredibili, perché è un punto per me, è sempre stato un punto per me ostico. Chiaro? Soprattutto dopo una certa età, ti arriva la pancina, una certa età e tante birre, ti arriva una pancina che non è piacevole. In realtà, caspiterina, cioè è proprio calata. Ottimo, e Ti questo tiro è di anche sicuramente merito tuo, appunto, che ti sei applicata, hai fatto tutto quello che c'era da fare bene, con costanza. Però per te l'elemento più importante in questo percorso qual è stato? il poter gestire la mia vita normalmente senza impazzire. Cioè, questo è stato, non so, se io so che il sabato sera mi vedo con la mia amica, io mi calcolo già che quella sera lì ho la pizza e io lo faccio. E il giorno dopo non sono 1 chilo in più, anzi, cioè Bellissimo. questo, poter programmare qualsiasi cosa. E starci in vacanza, io litigavo costantemente con mio compagno perché lui dai bevi, dai mangia, dai che tristezza, dai qui, dai lì. Adesso è tutto più sereno e Certo, è questo per importante, me cioè gli eventi sociali, le uscite, le vacanze, non le vivi più con ansia, magari di quando poi torno, non posso mangiare questo, quello, torno con tutti i chili in più. Questo è bello è sicuramente. bellissimo, è assolutamente rilassante e ti dà anche quell'energia emotiva che ti alza proprio le vibrazioni positive. Certo, Sì. chiarissimo. E Valentina, tu cosa diresti, visto che siamo qua e sicuramente un sacco di persone ci stanno seguendo, cosa diresti a tutte quelle persone che comunque si ostinano a fare sempre le solite diete, che togli questo, togli quello, non mangerò niente? Che io le capisco tantissimo e che vi giuro, provate, provate perché non rimarrete delusi. E ve lo garantisco, in 2 mesi io sono rinata, fatelo assolutamente. Fantastico, ragazzi, visto che seguite allora il consiglio di Valentina, come ha fatto lei stessa, non dovete fare nulla di particolare, non dovete fare altro che lasciare qua sotto un commento e vi scriviamo noi un messaggio, vi aiutiamo a capire, come ha fatto anche lei, a capire da dove partire e tutti i passi da fare per arrivare a bruciare grasso mangiando i cibi che vi piacciono, quindi quelli che amate, senza più fare la fame. Un commento qui e ci sentiamo via messaggio o via chat. Valentina, io che ti posso dire? Sei fantastica, sei stupenda, ti meriti tutti i risultati che hai avuto, sei stata grandiosa, bravissima. Ti ringrazio ancora per essere stata qui con noi, averci dedicato il tuo tempo, averci raccontato la tua storia. E per oggi, ragazzi, dal vostro nutrizionista preferito è tutto. Noi ci vediamo a una prossima intervista.